da Walter PDP, attenzione che ci è arrivato con la PDP, molto molto bella, devo dire, e la sua ricarica a peperoncino. Eccolo qui. Ci vediamo dopo per la recensione. Eccoci qui quindi. Allora, come dicevamo, la confezione arriva con questa sua cartuccia. Si toglie il tappo per caricare, si inserisce la cartuccia, testa in giù, nell'apposita canna, dopodiché si sposta la levetta e ci si assicura che sia ben salda. Da questo momento in poi, come guardate, abbiamo la parte finale della bomboletta con il tappino rosso che deve essere assolutamente inserito dentro, che senza il tappino rosso non funziona. La pistola è molto 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 bella, leggera e comunque è considerata un'arma da fuoco in generale. Quindi è necessario mettersi nelle condizioni assolutamente di maneggiare in modo corretto e sicuro la propria arma, nell'ottica delle regole fondamentali per tirare in sicurezza. Ricordatevi sempre che toccare un'arma significa maneggiarla. Quindi, sempre il dito fuori dalla guardia del grilletto. La sicura, come vedete qui, è una levetta. Quando si impugna l'arma, automaticamente la sicura si disinserisce, quindi se si va a premere sul grilletto l'arma parte. Fondamentale ragazzi, tenere l'arma ben nascosta quando si va in giro, perché avere l'arma in visione, ecco, delle persone potrebbe recare falso allarme, quindi facilmente denunciabile. Mi raccomando, eh. È un'arma per la difesa personale, quindi tenetela ben nascosta se la portate in giro. Bene ragazzi, per oggi il video termina qua. Ci vediamo nel prossimo video per la prova di tiro. Ciao!